les cheveux longs comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon comme un garçon. Michel Platini, quando arriva in Italia, è il campione più rappresentativo della Francia, nazione da sempre dotata di talenti, ma che non ha ancora vinto nulla. Ai mondiali del 78, la sua Francia ci ha messo subito paura, in gol dopo 30 secondi. Ma poi abbiamo rimesso le cose a posto. Momento importante dell'incontro, Michel Platini dagli 11 metri contro Schumacher. Tiro e gol. Ai mondiali 82 esce in semifinale con la Germania, con una partita che ricorda molto Italia-Germania 4-3. Tous les matins au soleil, I did work till work was done. And one day. Nato a Jeff il 21 giugno 1955, Platini è certamente il più grande dei giocatori francesi e quello che ha vinto di più indossando la maglia della nazionale transalpina. Io dormivo e giocavo sempre a pallone, quando ero stanco di giocare a pallone andavo a scuola, si poteva dire così. E dunque ho giocato. Il primo gol in Serie A? In marzo 73. Bel gol? No. Sì, col sinistro, ho chiuso gli occhi, ho calciato forte e l'ho messo nel 7. Beh, un po' di fortuna ci vuole. Cresciuto nel Nancy, Platini è la stella del Saint-Étienne e l'avvocato ha un debole per lui. Nonostante la regola imponga solo due stranieri, dopo aver preso Boniek con Liam Brady a completare la rosa, Gianni Agnelli decide di stravolgere i piani. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, ma une dernière fois mon derrière. E con un colpo di genio forgia la favolosa Juventus anni 80. Conosco tutti i giocatori della Juve, Cabrini, Zoffo, Gentile, Shirei, Cabrini, conosco tutto, Boniek, Platini, conosco tutto, mi vanno bene i giocatori della Juve. Però voglio viaggiare con loro in aereo, gli porto fortuna, forza Juve, 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 Juve. A distanza di anni, Agnelli dirà: diciamo che l'abbiamo preso per un pezzo di pane. Diciamo che ci abbiamo aggiunto molto caviale, ma se l'è meritato. Quando tu hai cominciato, c'era una motivazione? Tu cercavi soltanto il tuo divertimento già quando hai cominciato? Io ero un appassionato, sono un appassionato del calcio, dunque mi piaceva giocare a calcio con qui anche qua nella sala, sotto la tavola, giocare sempre a calcio perché mi piaceva giocare a calcio. Dopo mi piaceva giocare davanti a un pubblico, che il calcio sia un spettacolo. Su quella Juventus si concentrano grandi aspettative. Ha il blocco della nazionale campione del mondo più due fuoriclasse come Platini e Boniek. In realtà l'avvio della stagione della Juventus deve fare i conti con la Roma di Lidl, Falcao e Bruno Conti, ma anche con la pubalgia che segna negativamente il primo scorcio di stagione di Platini. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Dopo qualche settimana di ambientamento e qualche problema fisico, prende confidenza con i compagni, sale sul podio e comincia lo spettacolo. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi c'est toi. A suon di gol, nel girone di ritorno, Michel Platini conquista la scena e diventa capocannoniere. Non avevo lo scatto di Maradona, non avevo il fisico di Rummenigge, non avevo di correre tante come Tardelli, ma avevo
il fatto di anticipare, di vedere, di capire, di intuire sulle mosse, le corse, le pensiere dei giocatori. Ma è l'anno della Roma di Lidl. Nello scontro diretto con i giallorossi fa un gran gol su punizione, ma la Roma è lanciatissima e vince il campionato. Anche in Coppa dei Campioni segna tanti gol. È secondo solo a Paolo Rossi. Ma nella finalissima di Atene contro l'Amburgo qualcosa va storto. Non è il solito Platini. E non è la Juventus travolgente che abbiamo imparato a conoscere fino a quel momento. I bianconeri, al cospetto di una platea completamente casalinga e ad un passo da un traguardo agognato da sempre, sono caduti in una sorta di ipnosi emotiva. Il gol della vita di Magath decide la partita. La sua, comunque, è stata una grande stagione. Finita la partita, l'avvocato Agnelli guarda tristemente l'uscita dei suoi giocatori. Non posso dire di essere contento, ma è una partita difficile. Abbiamo perso col minimo scarto contro un avversario fortissimo. Nonostante la delusione di Atene, Platini resta il faro della Juventus, l'unico in grado di accendere una partita con un lancio, un assist, un gol. Platini è l'uomo che segna la strada per arrivare al successo, il migliore calciatore europeo, come decreta la giuria di esperti di France Football che gli assegna il primo pallone d'oro. Guardate che cosa è capace di fare Platini. Piede triangolazione a Bettega, ottiene tacco e pallonetto vincente sull'esterefatto Brini. La stagione 83-84 è scandita da un progressivo countdown che porta la Juventus a tornare a primeggiare in Italia e in Europa, ancora nel segno di Michel Platini. In campionato, la Roma, che punta alla finale di Coppa Campioni, che si disputerà proprio nella capitale, rimane sempre indietro di un paio di punti. La Juventus amministra da maestra e procede anche in Coppa delle Coppe. La stagione di Platini comincia con una doppietta contro l'Ascoli e finisce a 20 gol. Ma la Juventus vede lo scudetto e non si lascia impressionare. Anzi, Platini le regala il suo 20° gol. Questa volta è Boniek a dettare l'assist per il francese. Ancora capocannoniere, questa volta con una lunghezza di vantaggio su Zico. Ultima partita del campionato dove lui lottava con Zico per vincere capocannoniere. Alla fine del primo tempo Platini mi dice: Zibi, Zico, Udinese che fai? Dico: ha segnato una doppietta, che tutto è inventato. Platini sbiancato, sotto la doccia, dico: guarda Michel che Zico non ha segnato. Lui mi guarda tutto contento, tutto alle. Poi entro dietro di lui in sala stampa, tutti i giornalisti gli dicono: è Platini, ma seconda o terza volta che vice capocannoniere, come si sente è Platini con questo sciarpa? Ma non è una cosa importante, l'importante è che vinca la Juventus. Formidable, tu
Tu étais formidable, j'étais formidable. In Coppa delle Coppe il cammino è esaltante. E dopo aver superato a fatica l'ostacolo Paris Saint-Germain e il Manchester United, la Juventus approda in finale, contro il Porto. Sblocca il risultato Vignola e dopo il pareggio di Sosa è ancora Boniek a decidere la serata di Coppa. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Ci capivamo, io e Platini penso che ci capivamo benissimo in campo. Intanto un sguardo, facevo finta a destra, lui già sapeva che mi deve dare palla a sinistra, perché la prima finta non è indicativa, la prima finta solo per far credere all'avversario a una mossa che non è questa. Michel era furbo, intelligente in campo. Michel ti dava la palla, però era una condizione che poi la dovevi ridare davanti alla porta vuota, che gol doveva far lui. Se lei mi dice la freddezza perché ho visto il portiere a destra, ho messo il pallone a sinistra, no, perché ho visto che era a destra. Che tante volte, tanti giocatori non lo vedono che è a destra. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Con un Platini in condizioni strepitose, la Francia si presenta al via dell'Europeo 84 pronta a fare la storia. L'Italia campione del mondo non si è nemmeno qualificata. La squadra transalpina due anni prima ha sfiorato la finale mondiale. E infatti in campo è difficile da arginare, anche perché Platini esagera. Come d'habitude, aime la nuit, je vais. 9 gol in 5 partite, campione d'Europa e capocannoniere. Dopo tanta grazia è praticamente scontato questo, il secondo pallone d'oro. E con il talento di Leroy, la Juve si prepara a vivere un'altra stagione da protagonista. Paris Marlou, aux yeux de fille, con l'air filou, des vieilles guenilles, et des galantes, accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon. Che cosa sarebbe in questo momento la Juventus senza Michel Platini? Ma guarda, non è che ho fatto dei gol vantati, l'ho fatto su due calci piazzati. Sicuramente gli altri non potevano fare gol sulle calci piazzate perché il calcio io. La Juventus, come sempre, vuole primeggiare su tutti i fronti, ma è chiaro che il suo obiettivo primario rimane sempre la Coppa dei Campioni. Anche perché quest'anno c'è da fare i conti con l'imprevisto Verona. La squadra di Bagnoli sta sbalordendo tutti e prestazione dopo prestazione è in vetta alla classifica. Il raddoppio da un calcio di punizione di Gennaro, lungo per Elkjær, finta di Elkjær che sposta Pioli e poi va via di potenza in velocità. Pioli tenta anche lo sgambetto, non ci riesce, supera anche Favero e mette sul secondo palo. 2-0, vedete la gioia di Elkjær, in contrapposizione invece la calma serafica di Bagnoli e il nervosismo invece accentuato di Trapattoni. La Juve perde pesantemente con l'Inter di Rummenigge e il Milan di Lidl. Platini si è presentato con un cappotto, che in Italia significa 6-0, invece 4. Un abbigliamento secondo il punteggio. Ma non mi aspetto queste battute, le conosco quando vinciamo, quando perdiamo le battute le conosco poco. E diciamo che 4, 6, 8, 1 è sempre la stessa, abbiamo perso la partita. A fine stagione saranno 7 i punti di distacco dal Verona campione d'Italia. Platini però ha continuato a segnare come sempre e per il terzo anno consecutivo è il capocannoniere della Serie A, questa volta con 18 gol.
La Coppa Campioni, invece, regala grandi soddisfazioni alla Juve, che giunge agevolmente in semifinale dopo aver superato i finlandesi dell'Ilves, gli svizzeri del Grasshopper e i cecoslovacchi dello Sparta Praga. In semifinale con il Bordeaux vince di misura. Ho dribblato sulla sinistra due o tre uomini e tutti a 100 all'ora entrano dentro l'area di rigore, invece io faccio un pallonetto proprio piano piano, morbido, sul limite dell'area di rigore, arriva Platini al volo in prima, tira gol, tutti lo vogliono abbracciare, Platini che scavalca tutti viene da me e ci abbracciamo. L'importante è essere in finale. La Juventus torna nuovamente in finale e contro il Liverpool ha le carte in regola per portare a casa finalmente la Coppa dei Campioni. A gennaio, con le sgroppate sulla neve del bello di notte Zibi Boniek, la Juve ha già sconfitto gli inglesi e ha già alzato una coppa, la Supercoppa Europea. Per la finale, lo stadio belga dell'Aizel si riempie di tifosi juventini pronti a fare festa. Non sarà così. Il 29 maggio si gioca allo stadio Aizel di Bruxelles, con 59.000 tifosi sugli spalti. Poco più di un'ora prima della gara, gli hooligans inglesi, già carichi di birra, cercano lo scontro e cominciano a premere sulle reti basse che li separano dal settore Z. È il panico. Circa un'ora fa il settore riservato ai tifosi del Liverpool è debordato in un altro settore del campo dove c'erano gli juventini. Sono scoppiati alcuni tafferugli, poi nella calca della folla sono crollate alcune cancellate e dopodiché molta gente si è riversata sul terreno di gioco. Dubito che si possa disputare la partita anche se ora l'interno del campo di gioco è completamente sgombro. Comincia una serata di follia. I due capitani, Shirea e Neil, provano a calmare gli animi parlando agli altoparlanti. Alle 21.40 si può cominciare a giocare, ma solo per limitare le dimensioni della tragedia. Ma chiaramente è una partita surreale. Sta per avere inizio la partita. Consentitemi di non definirla finale di Coppa Campione. È una semplice partita che viene giocata per motivi di ordine pubblico. Sarà il Liverpool, maglia rossa, e la Juventus. Il fallo su Boniek viene considerato rigore e trasformato da Platini. Vittoria amara della Juventus. «Ci hanno fatto entrare in campo come i clown dopo la caduta di un trapezista in un circo», disse Platini allora. Ma al momento del gol, i clown finirono per prendere troppo sul serio la loro parte. Morti. 32 di questi sono italiani. 600 feriti. In quei momenti i giocatori ancora non conoscono le dimensioni della tragedia e l'esultanza di Platini dopo il gol decisivo realizzato su calcio di rigore viene molto criticata. Il giorno dopo Michel con tutta la squadra andranno a far visita ai tifosi feriti. La Coppa non conta davvero nulla. Non potrebbe essere altrimenti. Dopo la notte tragica di Bruxelles, la squadra viene profondamente cambiata. Partono tre pezzi da 90, come Rossi, Tardelli e Boniek, e vengono inseriti Laudrup, Manfredonia e Serena. J'ai retrouvé il sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Oggi forse sul piano spettacolare, credo che i Platini, gli stessi Laudrup, possono garantire una maggiore varietà di schemi uniti ai giovani che si stanno inserendo come Mauro, come lo stesso Serena e lo stesso Manfredonia, e
quindi bisognerà valutarla a fine stagione per poter tirare delle conclusioni più attendibili. E la scelta della dirigenza sembra essere quella giusta. La Juve vola in campionato. Nell'azione del primo gol, Cabrini sembra voler imitare l'astro transalpino, con un lancio che Platini sfrutta così. Platini fa tesoro di una finta di Serena, lascia sul posto Cupini e infila la porta pugliese. L'ultima prodezza del francese è occasionata da un cross dell'altro uomo guida, Cabrini, e da un'uscita a vuoto di un Pellicano in precedenza impeccabile. Pensavamo anche che quest'anno tu con la classifica dei cannonieri a un certo punto non volessi più pensare, invece tre gol di oggi ti rimettono chiaramente in corsa. Sì, ma giornate in cui vanno bene le cose, giornate in cui vanno piuttosto male, soltanto che prima non avevo la forza di arrivare in porta con le scatti, con le tiri in porta, perché ho sempre avuto problemi all'inizio di stagione di arrivare in forma. Adesso sto un po' meglio e posso andare in porta. Oggi ho avuto la fortuna di che quando calciavo andava dentro. A me il giocatore che piace di più è sempre Platini, come classe, come stile, come modo di giocare. Mere alcohol, it doesn't move me at all, so tell me why should it be true that I get a kick out of you. E a dicembre vola a Tokyo per giocarsi con l'Argentinos Juniors la Coppa Intercontinentale. E anche dall'altra parte del mondo, Le Roi incanta. Platini gioca una partita memorabile. Vanno in vantaggio prima gli argentini. Ma poco dopo, su un magistrale assist di Michel, la Juve guadagna un rigore. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Rigore che Michel realizza con la sua abituale nonchalance. E poi il capolavoro, che però l'arbitro annulla. In questo gol e nella sua reazione c'è tutta la personalità del campione francese. La partita termina sul 2-2 e si va ai rigori. Con la Juve in vantaggio, Le Roi tira il rigore decisivo. La Juventus vince la Coppa Intercontinentale. La vecchia signora è sul tetto del mondo. Il terzo pallone d'oro è scontato e la Juve, tanto per non perdere l'abitudine, rivince lo scudetto. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Michel, questo è un anno importante. Tu hai vinto tutto, però quest'anno potresti diventare veramente l'uomo di un'epoca del calcio. No, niente è importante nel calcio. Giochiamo, ci divertiamo, proviamo di vincere, ma non è importante. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords. Je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Cosa fa la domenica sera uno come Platini? Io come Platini? Non so, va a mangiare con amici, oggi c'erano tanti amici che sono venuti a vedere Napoli e Maradona, che mi hanno costato un sacco di soldi, ci hanno comprato 20 biglietti. Hai dovuto comprare tu? Sì. Per vedere Maradona? Sì, pensa un po'. Adesso vado a vedere, ora mi faccio dare i soldi indietro. Per Platini è una giornata grigia. Infastidito da una tendinite, non riesce a esprimere i temi di gioco abituali. E questo lo rende nervoso. Oltretutto ha di fronte Maradona e non gli piace perdere il confronto con quello che viene considerato il suo principale antagonista. Senti, ma quante volte rientri di cattivo umore? Troppo spesso adesso, divento rincoglionito, divento troppo vecchio e mi incazzo troppo. Scusate le parolacce, ma
sono ancora di cattivo umore. Ma prima non era così? Quando ero molto più giovane, no, adesso diventando vecchio sono così. Io vedo parecchie cose, però sì, che i miei amici non vedono, dunque mi fa arrabbiare e alla fine dei conti sbaglio io. Nel 1986 in Messico la sua Francia è tra le favorite. Le speranze dei Galletti però si infrangono come 4 anni prima in semifinale contro una solida nazionale tedesca. Per Platini è la delusione più grande. Un grande campione, superiore alla media, anche per capacità di gestirsi e guardare avanti. Anche per questo decide di chiudere col calcio giocato. Per gli amanti del calcio, non soltanto per i tifosi juventini, anticipando un po' troppo i tempi. La stagione 86-87 si rivela presto un calvario per Platini. Il francese segna solo 2 gol in avvio e poi passa gran parte della stagione infortunato. Si ritira quando avrebbe ancora tanto da far vedere, a soli 32 anni. Anche in questo, un genio imprevedibile. Avvocato, scusi, sta bene. Ecco, cosa ha rappresentato Platini per la Juventus e per lei in questi 5 anni? No, Platini, per tutti quelli che amano il bel football, il più bel football che si è potuto vedere. Naturalmente il fatto che smette è un grosso dispiacere per la Juventus, ma anche per chiunque ama il buon calcio. Joueur, spectateur, téléspectateur, vous a réuni ce soir, numéro 10. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Numéro 10, levez-vous. Changement dans l'équipe de France de football. Michel Platini remplace.